Il Comune di Sassari è il terzo in Italia ad aver avviato la sperimentazione sull'utilizzo del taser, arma comune a impulsi elettrici, da parte della Polizia locale, finalizzata alla dotazione come strumento di reparto. Ed è stata dedicata proprio alle apparecchiature a disposizione dei vigili urbani l'apertura del quarto convegno regionale della Polizia locale, una 2 giorni di formazione che ha preso il via nei locali della Promocamera giovedì 15 giugno e che vede la partecipazione di circa 200 tra agenti e esperti provenienti da tutta l'isola e dal resto d'Italia. La sperimentazione del taser ha preso il via da un paio di settimane, dura 6 mesi e a Sassari sono 8 gli agenti abilitati all'utilizzo, che deve sempre rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità ed è monitorato dalle bodycam che si attivano automaticamente in caso di estrazione dalla fondina. Il taser si inserisce, diciamo, in una scala di gradualità tra i presidi tattici difensivi e l'arma letale, che è l'arma da fuoco, si inserisce, rappresenta il tassello mancante. Deve essere usato in condizioni estreme, soltanto qualora tutte queste azioni preventive non dovessero sortire effetto, allora potrebbe diventare imprescindibile l'utilizzo del taser. Tra i temi affrontati anche le attività di polizia giudiziaria che impiegano gli agenti per esecuzione di sequestri, perquisizioni e acquisizione di fonti di prova. Tutta l'isola che deve fare gruppo e fare squadra per cercare di realizzare un unico comportamento nelle attività quotidiane. Questo è un convegno che ci aiuta a promuovere questa unità di intenti da parte delle polizie locali sarde. Parliamo ora di pesca, perché i pescatori sardi diventano protagonisti attivi e ambasciatori di un mare pulito e di un pescato sostenibile. Questo grazie al progetto FLAX, la rete che libera il mare. Le imbarcazioni di piccolo e grande cabotaggio infatti in 6 mesi hanno raccolto oltre 2 tonnellate di spazzatura dai fondali intorno all'isola, dando avvio a un'attività che potrebbe essere messa a sistema accanto al normale esercizio della pesca. L'attività sperimentale è frutto di un partenariato tra l'Università di Cagliari e 4FLAG della Sardegna e si è concentrata in particolare sulle plastiche, la tipologia di rifiuti più diffusa, e sugli attrezzi da pesca dispersi e abbandonati. Hanno partecipato all'iniziativa 12 cooperative in rappresentanza di 20 imbarcazioni, dalla piccola pesca artigianale e pescaturismo fino ai pescherecci in acciaio da 35 metri per la pesca d'altura. Fino all'approvazione della legge salvamare del maggio 2022, i pescatori che rimuovevano la spazzatura in mare venivano sanzionati. Ora invece l'ipotesi è quella di riconoscere una premialità per questo tipo di servizio. Passiamo adesso a Cagliari, perché è una visita molto speciale nel capoluogo. L'ingegnera aerospaziale di fama internazionale Amalia Ercoli Finzi è in visita in Sardegna per parlare di sinergia al femminile. La scienziata è ambasciatrice di AIDI, l'Associazione Italiana delle Donne Ingegneri e Architetti. Visiterà il Sardinia Radio Telescope di San Basilio. Sentiamo il servizio di Mauro Lodo di UTG. 2 giorni di confronto sulle sinergie al femminile tra libere professioniste organizzate da AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, che oggi nella sala del Consiglio Comunale di Cagliari ha presentato un programma ricco di eventi. Ospite d'eccezione, la scienziata e prima ingegnera aerospaziale in Italia, Amalia Ercoli Finzi, tra le personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, è consulente scientifica della NASA, dell'ASI e dell'ESA e ora ambasciatrice a AIDIA. L'iniziativa è la riunione che noi facciamo regolarmente dell'Associazione Italiana delle Donne Ingegneri e Architetto, che uno dice ci vuole ancora un'associazione che difenda e promuova le attività delle donne ingegneri e architetto. Sì, non abbiamo ancora raggiunto la parità. Tanti gli appuntamenti in programma a partire dal convegno di oggi in Consiglio Comunale, dove hanno preso parola professioniste e professionisti sulle tematiche delle sinergie al femminile. Una delegazione di circa 30 architette e ingegnere accompagneranno poi Amalia Ercoli Finzi a scoprire il Sardinia Radio Telescope di San Basilio. Tra i temi fondamentali affrontati dall'Assemblea, in particolare da Amalia Ercoli Finzi, c'è stato appunto la parità di genere nel mondo del lavoro. Il problema non è tanto a livello scolastico, dove va a vigere la meritocrazia, e siccome le donne sono brave, si laureano bene, prendono dei bei voti, così. È la società. E se la società non è ancora pronta, la prima ingegnera aerospaziale donna ha le idee chiare su come affrontare il problema.
Allora, vediamolo da due parti, dalla parte delle donne con la competenza, la preparazione, dall'altra parte che cosa ci si deve mettere? Le opportunità. Noi abbiamo bisogno di opportunità che diano modo alle nostre ragazze e alle nostre ingegneri architetti di valorizzare quelle che sono le loro competenze, e cosa che cerchiamo di fare. Amalia lancia quindi un messaggio a tutte le giovani studentesse che si affacciano nel mondo del lavoro o che, semplicemente, scommettono su se stesse e sul proprio valore. Tenete duro, sappiate che siete brave, sappiate che quello valete moltissimo. Chi vi fa lavorare ci guadagna, e quindi come tale abbiate fiducia in voi stesse e arriverete lontano. E risaliamo l'isola, trasferiamoci di nuovo a Sassari perché è stato presentato questa mattina il progetto Centri in Rete, iniziativa che promuove il benessere dei giovani a 360 gradi e che insieme al capoluogo turritano coinvolge anche i comuni di Porto Torres, Sorso e Stintino. Sentiamo Manuela Muzzu. Quattro città per un progetto, Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, si sono infatti unite per Centri in Rete, iniziativa finanziata dal Plus Territoriale che intende creare per i giovani dagli 11 ai 24 anni spazi di vita sociale, culturale e di inclusione in un'ottica di promozione del benessere e di prevenzione del disagio. In tutti e quattro comuni saranno aperti altrettanti centri di aggregazione. A Sassari è già operativo quello Polis in via Baldedda, negli altri saranno operativi entro il mese di luglio, che offrono servizi quali supporto allo studio, attività di socializzazione, sportelli orientativi su formazione e lavoro e ascolto psicologico. Durante l'anno saranno organizzati diversi e variegati laboratori, dalla fumettistica all'utilizzo dei droni, dal videomaking alla scrittura creativa e ancora di street art, fotografia e progettazione di idee di impresa. Il progetto è stato presentato venerdì 16 giugno dagli assessori alle politiche sociali dei comuni coinvolti e dalle rappresentanti del Consorzio La Sorgente e delle cooperative La Clessidra ed Edupè, che gestiranno i centri per 2 anni e potranno contare sul supporto di numerosi operatori del territorio, istituzioni, enti del terzo settore, associazioni sportive e culturali, tutti insieme per contribuire a costruire intorno ai ragazzi una rete sociale che li aiuti concretamente a crescere in modo sano e ricco di obiettivi. E rimaniamo sempre nel Nord Sardegna perché è stato inaugurato questa mattina alla Maddalena, in piazza Comando, un monumento raffigurante un leone, simbolo della città. Claudio Ronchi. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha voluto solennemente celebrare questa mattina in piazza Comando i 130 anni di attribuzione da parte di re Umberto I dello stemma civico rappresentato da un leone, sono le parole del Regio Decreto, mirante e vigilante maestà, con lo scoprimento di un imponente monumento, un leone appunto di bronzo alto circa 2 metri, collocato su una solida base di granito ad altrettanta altezza. È stato realizzato da Dario Caruso, lo stesso autore della grande statua di Maradona nello stadio di Napoli. A scoprire il monumento è stato il sindaco, insieme al comandante della scuola sottufficiali della Marina Militare Simone Battisti, davanti ad un picchetto armato. Erano presenti il deputato gallurese Dario Giagoni, sindaci e amministratori della zona, autorità militari e cittadini. La benedizione è stata impartita dal parroco emerito Don Domenico De Gortes, mentre gli inni sono stati eseguiti dalla banda San Domenico Savio. Stiamo aggiungendo un nuovo importante tassello nell'ottica di cambiamento del modello di paese turistico che andiamo ad attuare, afferma il sindaco, non solo di città che investe nel turismo balneare, ma anche in quello culturale ed in attuazione del nostro progetto di centro storico quale museo a cielo aperto. Il monumento scoperto oggi dà le spalle al mare e guarda verso la grande piazza Comando, perfettamente allineato alla fontana, al busto di Anita Garibaldi del 1932, recentemente restaurato, e al palco della musica di fine 800, i cui lavori di restauro stanno terminando e ne è prevista l'inaugurazione a fine mese. In quest'ottica non c'è più spazio per le colonne e la struttura metallica che hanno fatto sempre discutere, realizzate nella stessa piazza nel 2005, per le quali il sindaco ha già annunciato l'abbattimento.
E concludiamo con la pagina sportiva, perché è iniziato ieri ad Arzachena il secondo Memorial Galeazzi, torneo di padel per giornalisti intitolato allo storico telecronista della RAI scomparso nel 2021. A margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento, Francesco Aresu ha intervistato Gianfranco Zola, fuoriclasse della Torres, Parma, Napoli, Chelsea e del Cagliari. Sentiamo. Gianfranco Zola, iniziamo da oggi, cioè dal secondo Memorial Galeazzi di Padel, un'occasione per mischiare sport, passione e sociale nel ricordo di un gigante del giornalismo sportivo italiano come Galeazzi. Beh, innanzitutto parliamo da Galeazzi, che è una delle leggende del nostro calcio, una persona che ha rappresentato tanto per molti e per me sicuramente in particolare, perché comunque io sono cresciuto con le sue telecronache quando ancora ero un ragazzino e seguivo il calcio e diventavo sempre di più appassionato al calcio anche grazie a lui. Spostiamoci sempre sull'attualità, ovviamente il Cagliari, cioè c'è poco da dire, un'emozione incredibile per tutta l'isola, lei che è stato allenatore, capitano, goleador di questo Cagliari, le emozioni provate per... Tanto ci è passato anche lei dalla B alla Serie A con la promozione. No, mi ricordo benissimo di quell'anno là, nostro, dico, siamo saliti in B e fu una grandissima gioia per tutti noi, per tutta la Sardegna, quindi... Ho in qualche modo rivissuto tutto quello che hanno vissuto i giocatori del Cagliari l'altro giorno a Bari. E poi il modo in cui l'hanno raggiunto, rocambolesco, all'ultimo minuto, ci ha fatto ancora appassionare di più, ecco, a questa squadra. Quindi sono stracontento per la società, per i giocatori e per il mister, perché hanno lavorato duro e hanno recuperato una stagione che era quasi compromessa e devo dire sinceramente sono stati bravissimi. E con Gianfranco Zola e la promozione del Cagliari in Serie A si chiude il nostro TG Live di oggi. Grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione di Teleregione Live. Buona serata. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.